come è cambiata la comunicazione scientifica in questi ultimi 2 anni di pandemia? Allora, prima della pandemia di medicina e notizie scientifiche nei nostri telegiornali ce n'era una minima quantità, parliamo del 2%. Con l'avvento della pandemia del coronavirus, gran parte dei nostri telegiornali erano ovviamente pieni di notizie del Covid, quasi ad arrivare al 90%. Questo cosa vuol dire? Che tanti colleghi giornalisti che anche prima non si occupavano di scienza o di medicina hanno dovuto imparare a comunicare la scienza. Questo cosa vuol dire? Vuol dire per prima cosa verificare le fonti, quindi dare notizie attendibili. Perché l'altro grande problema che abbiamo avuto con la pandemia, ed è stato altrettanto grave, sono state quelle delle fake news. Quindi l'importanza di avere un brand consolidato come quello del TG1 che dava notizie attendibili, ma soprattutto perché venivano verificate alla fonte e cercava di contrastare in tutti i modi le fake news. Come fare corretta informazione scientifica ed evitare la disinformazione dal punto di vista di un ricercatore, ma anche dal punto di vista di un comunicatore? Sicuramente l'aspetto principale, l'aspetto chiave è quello delle fonti e dell'approccio alle fonti. Quello che è successo in questi ultimi 2 anni è un alterato approccio alle fonti rispetto al passato da parte dei comunicatori e anche nel modo di fare della ricerca. È stato tutto molto più rapido, è stato tutto molto più veloce e il passaggio è stato più diretto. Soprattutto l'esempio classico è quello dei preprint, nei quali non solo i comunicatori ma anche il pubblico generico veniva ad approcciarsi immediatamente a un articolo scientifico senza che questo venisse prima vagliato dalla comunicazione, unità scientifica del settore. Un esempio eclatante è quello degli Stati Uniti, che hanno ritardato per mesi l'acquisto dei tamponi proprio perché si erano basati su un articolo che indicava una scarsissima capacità di leggere in maniera appropriata il campione. Quanto è importante insegnare a comunicare agli studenti e studentesse che saranno poi i futuri medici? Certo, questo è molto importante. Lo scopo di questa iniziativa è stato fondamentalmente i primi destinatari, futuri medici e futuri operatori sanitari, organizzato appunto dalla scuola di medicina e dal corso di laurea in medicina. E le ragazze e i ragazzi che un giorno lavoreranno in clinica e in sanità devono sicuramente poi interagire e comunicare con il paziente. È importante, fa parte della loro formazione. Ma quello che è importante anche come loro nel processo di comunicazione, come destinatari delle informazioni che ricevono nelle aule universitarie, ma così come le ricevono nella società, dai social, dai media, è importante insegnarli a interpretarle e in particolar modo a dare una valutazione critica di quello che è l'informazione. Perché un'informazione acquisita in modo critico diventa comunicazione corretta. In medicina è fondamentale. Questo è il primo appuntamento di rilancio dell'associazione Moruzzi. Ce ne sono altri in programma? L'associazione, come credo qualcuno sappia, è intitolata Giuseppe Moruzzi, che è stato un illustre fisiologo attivo soprattutto a Pisa nella seconda metà del Novecento, che io ho conosciuto personalmente. E l'associazione è nata qua a Verona, nell'ambito dell'università, 30 anni fa e oltre a promuovere l'attività di ricerca nell'ambito delle neuroscienze, da diversi anni si è occupata anche di divulgazione. È la prima uscita dopo diversi anni dell'associazione, che ha intenzione di continuare. In particolare è previsto un evento a fine estate, inizio autunno, per il trentennale, un convegno scientifico anche con carattere però divulgativo.